Bentrovati con le notizie sportive della nostra rassegna stampa. Partiamo con le pagine della Nazione in apertura il calcio di Serie B per il Grifo. Oggi è il giorno della verità perché c'è il Consiglio federale con il club umbro che aspetta la sentenza sull'esclusione del Lecco dal campionato. Oggi dunque si deciderà se i neopromossi e la Regina saranno dentro la Serie B e sarà una lunga attesa proprio per il Grifo. Intanto per il campo da oggi il via anche alle scelte con Di Carmine che per il momento resta in stand-by. C'è anche l'evento Perugia, settimo compleanno per il Museo Biancorosso. In questi anni tanti eventi e visite per vivere la storia. Domani a partire dalle 10 ci sarà anche il tour con gli esperti. La Spoletina Irene Orazzi è campionessa del mondo Special Olympics sui 100 metri piani. È campionessa del mondo, dunque la competizione per gli atleti con disabilità intellettiva o sviluppo neurologico che coinvolge 7.000 atleti provenienti da 100 paesi del mondo e la giovane Spoletina proprio ha ottenuto la vittoria sui 100 metri piani. Il mercato dei dilettanti invece per l'Orvietana ci sono due colpi, Luparini va all'Angelana. Per il calcio di Serie B di nuovo Ternana, c'è cioè il primo sia Ferrero, con lui Samp in Europa. L'ex patron blu cerchiato incassa il gradimento di Bandecchi e potrebbe affiancare Nicola Guida. Intanto il DS Leone continua a cedere giocatori. La decisione della Lega, il via ai tesseramenti, è slittato al 10 luglio. Per il volley femminile invece Chiusi rinuncia alla promozione in B2 e la Media Etruria Marciano è pronta a subentrare. Con il messaggero Grifo in B è l'ora del primo verdetto oggi Consiglio federale sui ricorsi di Lecco e Regina, Perugia alla finestra per la riammissione, comunque vada l'11 calendari con la X e la Y in attesa del CONI, voci sul ritorno al format A22. Ci sono 7 anni di Museo Biancorosso, Giulietti dice riconosciuto tra i più importanti, per il calcio di promozione Foligno, De Gioia e Isacchi per affrontare un girone di ferro, per il nuoto in vasca Foligno, Lucrezia Mancini batte il record agli europei di nuoto. Per la Ternana invece c'è un silenzio che adesso fa rumore. Dall'annuncio della cessione societaria nessuno si è più esposto per i rossoverdi. Non solo i tifosi iniziano a preoccuparsi, ma le molte cessioni, secondo alcuni, sono un vero e proprio segnale di crisi. Intanto ritiro il mercato, le fere sembrano ormai perse, smarrite. Ad Orvieto, tempi sbagliati, la vincitrice consegna la coppa alla rivale. Quella coppa non spettava lei e così l'ha voluta consegnare alla legittima vincitrice. Così doveva essere e così ha voluto che fosse Carlotta Ciucci, giovanissima orvietana di 14 anni, messi alle spalle gli esami di terza media, ha voluto ristabilire la giustizia sportiva e così, aiutata da Mauro Bellini e Armando Fratini, gli anterioni del quartiere Olmo, ha fatto quello che il suo cuore le diceva di fare. Fair play dunque in occasione della staffetta tra i quartieri dopo che è stato scoperto l'errore di calcolo. In eccellenza ad Anarni, l'ex sindaco De Rebotti sarà direttore proprio della Anarni. Colpo a sorpresa, si occuperà del settore giovanile, in particolar modo seguirà le categorie della scuola calcio, dalla scuola calcio agli allievi. Con il Corriere dell'Umbria, calcio di Serie B di nuovo in primo piano, Ferri, ricostruzione in vista, non solo Partipilio e Di Tacchio, ai saluti pure di Akité, Palumbo e tutti gli attaccanti. Sullo sfondo il passaggio di proprietà con il closing che potrebbe slittare di qualche giorno. Intanto l'ex proprietario Bandecchi sulla gestione del club dice, sulla cessione del club dice Ternana venduta a 10 milioni di euro. Domenica 16 ci sarà la partenza per il ritiro della squadra per Cascia. Per il Grifo invece di nuovo è il giorno del giudizio, intanto la Regina passa ad un fondo inglese, striscioni dei tifosi dell'Ecco contro la Lega. Oggi Consiglio federale, B più vicina, se confermati i verdetti di Covisoc e Commissione. Per il Gubbio ora rispunta invece Polidori, ma Amatucci va alla Cittadella. Per il calcio di promozione il Foligno di Bobby, sfida stimolante, la voglio sfruttare. Il tecnico è reduce da 2 mesi di stage in Canada, esperienza in accordo con il club farà crescere tutto l'ambiente.
Per i dilettanti, l'apertura dei tesseramenti dei calciatori, come detto, slitta al 10 di luglio. Amatori, la WISP replica la Pineta, squalifica da regolamento. La nota di risposta dopo lo stop di un anno al club di Umberti, l'esclusione è decisa non certo per ripicca. Ma si parla anche dell'Orvietana, che doppietta, presi Labonia, ex Avezzano e Fabbri, l'ultima stagione con Olimpia Tirus. Il difensore dice bello trovare Manricchi, la mezzala invece commenta prometto almeno 5 gol. Nuovi acquisti dunque per i biancorossi, che hanno chiuso due trattative che erano già state avviate da tempo. Per il podismo da Perugia, Bedini e Mattesini trionfano a capanne, da Terni invece CLT protagonista a Varese. Domani e domenica Piediluco, invece l'Open Day per i ragazzi nati dal 2003 al 2009. Per il ciclismo, sempre da Terni, 10 ternani pedalano in Tirolo alla Ozthaler Rad Marathon. Domenica si corre questa gara, che è la più temuta delle Alpi. In 4.000 si sfidano lungo un percorso di ben 227 km. La società ternana parteciperà, come detto, alla corsa. E con questa notizia chiudiamo la nostra rassegna stampa, il nostro TG Mattino, che torna puntuale domani a partire dalle 7.30 in punto, mentre questa sera a partire dalle 19.30 inizia la fascia della nostra informazione serale. A tutti voi grazie per l'attenzione, buon proseguimento di giornata, buon fine settimana e arrivederci.